Era morto da una settimana, stroncato da un malore. Sconcerto a San Valentino Tori, un cinquantenne è stato ritrovato privo di vita all'interno della sua abitazione in via Giovanni Pascoli. Era lì da una settimana, sul posto un'ambulanza e i carabinieri. È stato accertato che l'uomo, PF le iniziali, è morto per cause naturali. È rimasto per ben 7 giorni senza vita nella sua abitazione. L'uomo, viveva da solo ed era separato. Una banda di minorenni, rapinatori seriali, agiva tra le province di Napoli e Caserta. È stata sgominata dai carabinieri. I minorenni sono addirittura ritenuti responsabili, pensate, di 21 colpi specifici. In un video sono anche documentati gli assalti che avevano messo a segno nei confronti di due farmacie. Nella Terra dei Fuochi, in particolare nel comune di Sant'Arpino, la Guardia di Finanza di Caserta ha posto sotto sequestro una fabbrica identificando 10 lavoratori in nero. Una fabbrica per assemblaggio di calzature, colle e solventi altamente tossici senza le necessarie precauzioni e mancanza dell'obbligatorio sistema di areazione e filtraggio che venivano utilizzati all'interno dell'opificio. Adolescenti ed internet, pericoli della connessione, un convegno aperto ai genitori e agli educatori per capire meglio i ragazzi di oggi in Italia, nella provincia di Salerno in particolare. Addirittura già nel 2014 l'81% degli adolescenti usava già social network tipo WhatsApp o Facebook. Se ne parlerà nella sala conferenza dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Salerno domani mattina dalle 9 in via Santi Martiri, Salerno. Nei giorni scorsi, ricorderete, abbiamo parlato ampiamente della vicenda della squadra di calcio San Marzano che è stata aggredita alla fine della partita a Mugnano del Cardinale contro il Carotenuto. C'era attesa, come abbiamo anticipato più volte, per le decisioni del giudice sportivo. Le ribadiamo: la squadra del Carotenuto è stata sanzionata, dovrà giocare tutte le partite fino al termine del campionato a porte chiuse e ha avuto 650 euro di multa. Queste le decisioni del giudice sportivo. La politica alla vigilia della visita in campagna del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che è stato già duramente contestato a Napoli prima del suo arrivo, ma ne parliamo tra poco. Ecco spuntare il nome di un possibile candidato che sarebbe a capo della lista Noi con Salvini a Nocera Inferiore. Si tratta del commercialista quarantenne Domenico Fimiani. Dovrebbe esserci anche lui tra i possibili candidati sindaco alle prossime elezioni comunali della città nocerina. Dunque, un altro candidato che va a aggiungersi probabilmente a quelli che già si conoscono, il sindaco uscente Manlio Torquato, Mario Stanzione, il nome di Alfonso Schiavo, per cui si attende però ancora l'ufficialità. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, invece, tutto da vedere ancora. Tra i nomi che circolano nelle ultime ore, anche quello di Emiddio Ventre, ambientalista. Intanto continuano a lavorare per la presentazione di una lista ai fuoriusciti del Partito Democratico che si sono avvicinati al nuovo gruppo Democratici e Progressisti. Questi ultimi potrebbero allearsi, chissà, con Alfonso Schiavo, sindaco. Dal centrodestra, invece, non filtrano ancora novità rispetto ad aspiranti candidati. Difficile che si trovi un'intesa a livello unitario tra i vari partiti. Certamente Forza Italia, attraverso il suo commissario Antonio Roscia, a muovere maggiormente i fili organizzativi, tanto che si è ribadito più volte che va trovata un'intesa sul nome del candidato sindaco. Si attendono novità anche da Fratelli d'Italia. La sensazione è che non ci sia ancora una piena chiarezza rispetto alle possibilità per la presentazione alla tornata elettorale di un centrodestra unito. E dicevamo dunque di Domenico Fimiani, possibile candidato con una lista Noi con Salvini. A Napoli invece c'è grande attesa per l'arrivo domani di Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che sta già provocando tante problematiche da un punto di vista anche organizzativo. Alla mostra d'oltremare la sua visita c'è il movimento Mai con Salvini, che già ha occupato la sala dove Salvini dovrebbe parlare ai napoletani. Vediamo. È un'iniziativa pacifica ma determinata ad andare avanti a oltranza. Noi, un'ampia rete di soggetti, di cui un centinaio sono arrivati qui oggi, prima che riuscissero a chiudere la mostra oltremare, contestano il comizio del leader del razzismo
è del razzismo antimeridionale in questo paese, un razzista, un sessista come Salvini, è davvero una vergogna che venga a proporre la sua ricetta fatta di odio sociale verso i più deboli, di ipocrisia verso quei meridionali che ha sempre denigrato. Quello che lui vuole tenere a Napoli domani è veramente il congresso dello zio Tom, di tutti quelli che dopo essere stati denigrati e vilipesi per anni, sottoposti alle politiche dei sacrifici e quant'altro, oggi vengono chiamati a votarlo per permettergli di andare al governo del paese. Questa è la realtà, noi siamo un popolo di emigranti, ancora oggi migliaia, centinaia di migliaia di giovani e di persone del sud Italia sono costrette ad emigrare, abbiamo pagato amaramente le politiche dell'austerità sulla crisi a cui anche la Lega Nord ha partecipato privilegiando sempre per i tagli sociali il sud Italia, è davvero inaccettabile che su tutto questo arrivi qualcuno a proporci la sua ipocrisia, il suo razzismo. Napoli rifiuta Salvini, Napoli rifiuta la Lega Nord. Via i leghisti da Napoli. Dunque, sede della mostra di Oltremare già occupata, vedremo che cosa succederà domani all'arrivo di Matteo Salvini, che comunque non ha mancato di mandarle a dire già al sindaco De Magistris. Parliamo invece adesso di politica a Pagani, perché il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino replica alle affermazioni del sindaco Bottone dell'ultimo consiglio comunale e lo inducono ad affermare che la mia amata Pagani, dice Gambino, è governato da una maggioranza incapace anche solo di comprendere i contenuti degli atti che approva. I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, oltre al mio sostegno, va il mio apprezzamento per essere stati capaci di mantenere serenità ed equilibrio di fronte alla comicità gestuale e facciale, alle contestuali parole vuote e agli improperi di chi, nelle sue esperienze passate di consigliere comunale, si è contraddistinto solo per silenzio tombale che caratterizzava le sue presenze in aula. Il sindaco sia consapevole che le intimidazioni organizzate e sviluppate nel silenzio complice del capogruppo del PD e del presidente del consiglio comunale sono solo protese ad attaccare il gruppo consigliare Fratelli d'Italia e non frenano l'azione politica e istituzionale del partito e del gruppo. La lunga nota di Gambino che insomma non le manda a dire a Bottone. A Nocera l'amministrazione Torquato presenta il metodo Grinopoli al Teatro Comunale Diana. Lunedì alle ore 10 l'assessorato all'ambiente in collaborazione con il Comieco, consorzio per la raccolta differenziata, presenta agli allievi delle scuole primarie il libro Grinopoli, scritto dal professor Giovanni De Feo dell'Università di Salerno. Cambiamo completamente argomento, un'altra santità da riconoscere dopo anni di immobilismo. Si tratta della figura di Maddalena Fezza, serva di Dio, morta nel 1887 a Pagani. Qualcosa si sta mettendo in moto, prossimamente sarà traslato il corpo dal cimitero cittadino. Il consigliere comunale Angelo Grillo di Pagani ne approfitta per rilanciare il tema del turismo religioso. Vediamo. Rilanciare il turismo religioso a Pagani alla luce delle novità che potrebbero presto riguardare Maddalena Fezza, la serva di Dio, morta l'8 aprile 1887, un venerdì santo. Sollecitò fortemente l'apertura della causa un altro virtuoso uomo di Dio, il beato sacerdote fondatore delle Suore della Carità del Preziosissimo Sangue, Tommaso Maria Fusco. Nel 1837 spontaneamente si consacrò a Dio professando i voti di povertà, castità ed obbedienza. Il suo corpo gracile fu fin da giovane tormentato da malattie che Maddalena accettava con cristiana rassegnazione. Poco più che ventenne, una gravissima forma di artrite la costrinse a letto, dove restò immobile per circa 50 anni. Ora qualcosa comincia a muoversi. Dopo anni di riflettori spenti, il corpo della serva di Dio sarà traslato nella Basilica di Sant'Alfonso. Per questa donna, Tommaso Maria Fusco chiese il processo di beatificazione, ce la dice lunga su quello che è il valore di questa persona, di questa figura. E se questo processo dovesse riprendersi, perché praticamente ora è dormiente,
arrivasse alla dichiarazione di beata Maddalena Fezza, e allora sarebbe un accostamento a Tommaso Maria Fusco, voglio dire, per la città di Pagani sarebbe un grande, una grande cosa. Cioè, quando diciamo Pagani è un paese di santi, diremmo una cosa ancora più vera. Ma il problema è che questo processo di beatificazione pone è un altro, e cioè la necessità che l'amministrazione cominci a ragionare e a pensare in modo concreto a un turismo religioso. Se qua teniamo Sant'Alfonso, Santa Felice e Santa Costanza, Tommaso Maria Fusco, avremo la beata Maddalena Fezza, allora voglio dire, credo che l'attività di turismo religioso credo che vada in qualche modo sostenuta e organizzata. Restiamo a Pagani, una buona notizia: anche il Marcello Torre, lo stadio locale, ospiterà le Universiadi 2019. Nella giornata di ieri l'Agenzia regionale per le Universiadi ha confermato che lo stadio di Pagani è stato inserito nell'elenco degli impianti che ospiteranno la fase a gironi di calcio delle Olimpiadi universitarie. Ricorderete, c'è anche il Simonetta Lamberti che ospiterà le partite. Pertanto è stato concesso un finanziamento per l'adeguamento e l'ammodernamento dell'impianto comunale per un importo di 800.000 euro. Tutto dovrà concludersi in tempo per l'inizio della manifestazione sportiva prevista per luglio 2019. A comunicarlo l'assessore allo sport del Comune di Pagani, Gerardo Palladino. E quindi si rifà il look anche lo stadio Marcello Torre, ci volevano proprio queste Universiadi per gli impianti locali. Adesso invece parliamo di aeroporto Costa d'Amalfi, perché il prossimo 17 marzo, mancherebbe solo l'ufficialità, potrebbero arrivare le dimissioni del presidente della società di gestione dello scalo, Antonio Ferraro. Il servizio. Nel mentre il governatore della Campania Vincenzo De Luca, partecipando ad un convegno sui fondi europei per liberi professionisti che si teneva a Palazzo di Città a Salerno, parlava delle difficoltà incontrate nella gestione amministrativa dell'aeroporto Costa d'Amalfi, sottolineando come la regione Campania era stata costretta a rilevare la quota di maggioranza dell'aeroporto per evitare che si concludesse tutto nel nulla e che, proseguiva ancora De Luca, è quanto mai necessario stabilire una linea di contatto con l'aeroporto di Capodichino per tentare di mettere in piedi un sistema aeroportuale regionale. Nelle stanze della società di gestione dello scalo si consumava l'ennesimo mistero. Mancherebbe infatti solo l'ufficialità, ma sembra ormai certo che il prossimo 17 marzo, data dell'assemblea dei soci dell'aeroporto, saranno formalizzate le dimissioni del presidente della società di gestione dello scalo, Antonio Ferraro. Rumors abbastanza attendibili raccontano che alla base del clamoroso gesto, tanto più clamoroso in quanto Ferraro è persona di fiducia del governatore De Luca, ci sarebbero insanabili contrasti con la presidente del consorzio aeroporto, Anna Ferrazzano, di recente collocata ai vertici dello stesso. Due gli ordini di motivi che avrebbero spinto Ferraro, che è anche, giusto sottolinearlo, presidente della holding Salerno Energia, a prendere in considerazione le dimissioni dall'incarico. Dissidi con tutto il consiglio di amministrazione della società proprietario dello scalo e difficoltà di carattere economico per il mancato versamento delle quote dovute alla società di gestione per l'ordinaria amministrazione. Quest'ultima motivazione stride poi con quanto dichiarato sempre da De Luca, che ha ribadito l'impegno della Regione Campania, che ha rifinanziato per 50 milioni di euro l'allungamento della pista per raggiungere i 2.400 metri. L'unica difficoltà, ha sottolineato De Luca, è con la Regione Basilicata, che ha rilevato una parte delle quote ma non ha ancora versato nulla perché non ha approvato il suo bilancio, ragion per cui toccherà alla Campania farsi carico anche della gestione ordinaria per i prossimi due anni. Insomma, questa storia della pista da allungare sta diventando davvero clamorosa per quanto riguarda l'aeroporto Costa d'Amalfi, con tutte queste polemiche politiche e quant'altro.
Andiamo avanti invece, parliamo di sanità, parliamo del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È arrivata la nuova dirigente, Giovanna Esposito, che innanzitutto vuole lavorare per far sì che ci sia un decongestionamento per quanto riguarda le presenze di utenza al pronto soccorso. Questo serve ovviamente per cercare di dare dei servizi migliori, soprattutto intervenire per le persone che hanno più urgenza di essere aiutate, e quindi in questo caso la rete dovrà essere fondamentale, le guardia medica e quant'altro, i medici di base, e poi anche il discorso sicurezza, perché negli ultimi mesi ancora una volta medici e infermieri si sono ritrovati molte volte a dover essere aggrediti dalle persone che arrivavano al pronto soccorso. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Meno caos e più sicurezza al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sono questi due degli obiettivi che Giovanna Esposito, neo direttore facente funzione dell'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza del nosocomio di Viale San Francesco, proverà a perseguire in un periodo di profondo rinnovamento per uno degli ospedali più importanti della provincia di Salerno, certamente quello di riferimento per l'area nord. Per interrompere l'annoso problema dell'ingolfamento al pronto soccorso ci vorrà innanzitutto un profondo cambiamento culturale dell'utenza, dice la dottoressa Esposito, che dovrà inserirsi alla perfezione nella rete con lo stesso ospedale e il territorio, cioè guardia medica e medici di base. Diciamo che il miglioramento del servizio deve battere su due fronti. Il primo è la presa in carico del paziente da parte dell'ASL, e poi dell'ASL ma anche del territorio. Ma ci vuole anche, diciamo, una cultura dell'uso appropriato del pronto soccorso. Anzi, colgo l'occasione per dire che noi vogliamo svolgere anche questa funzione di educazione all'uso del pronto soccorso. Lo faremo con la nostra struttura della comunicazione, ma lo faremo anche come medici dell'emergenza, perché come ogni anno sta partendo la campagna del buon uso del pronto soccorso, in cui noi dedicheremo alcuni minuti del nostro lavoro che dedichiamo all'utenza anche a spiegare ai familiari quali possono essere per esempio le norme che ci aiuteranno a curare meglio i loro pazienti, rispettare la privacy per gli altri ammalati, aspettare in sala d'attesa che noi comunichiamo i risultati delle indagini. Noi capiamo benissimo che il familiare ha ansia di sapere i risultati degli esami di laboratorio, però bisogna anche capire che il nostro laboratorio, la nostra radiologia gestiscono in media ogni giorno 300-400 pazienti, oltre ai nostri, per esempio ieri è stata una giornata con 100 accessi, e bisogna fare i complimenti ai medici che erano di turno e anche un po' all'utenza, che ha capito che in questo caso l'attesa era più del dovuto e che c'è la necessità di rispettare i pazienti che soffrono di più, i pazienti che hanno un codice di gravità che richiede un accesso più rapido alle cure. Quindi l'azienda ci stiamo attrezzando sia con le modifiche strutturali e di personale, ma siamo veramente all'inizio di questo percorso, però c'è già la percezione che le cose funzionino, ma anche l'utenza a capire le esigenze degli altri malati, il rispetto del lavoro degli operatori. La continua massiccia presenza di utenti al pronto soccorso del nosocomio Nocerino è causa sempre più spesso di problemi legati alla sicurezza del personale. Recentemente numerosi sono stati gli episodi di aggressioni nei confronti di medici e infermieri. Con il decongestionamento del reparto e uno scatto culturale dell'utenza, si spera che la situazione possa... E in questo la direzione del presidio c'è molto vicina, e devo dire anche gli operatori che rivestono, che hanno il compito della sicurezza, lavorano molto bene con noi. Alcuni non svolgeranno più il loro lavoro soltanto all'esterno diciamo del luogo di cura, quindi del pronto soccorso, ma anche nell'area che abbiamo appena individuato, che è del post triage, cioè oppure dei pazienti che sono già stati processati e che aspettano una risposta banale di una radiografia.
Però il problema è soprattutto culturale. Noi possiamo sempre aumentare i nostri presidi di sicurezza. Il cittadino deve collaborare con l'azienda che sta facendo ogni sforzo per migliorare il servizio e quindi avere una giusta percezione del tempo di attesa della visita, del tempo di attesa delle risposte praticate, e sicuramente si riduce praticamente l'aggressività. È un fatto di sicurezza, di uomini, però anche culturale, che non deve venire solo dall'azienda. Ho detto, noi ci stiamo impegnando con le società scientifiche a divulgare come funziona un pronto soccorso, quindi quali sono i tempi di attesa giusti e come far fronte poi anche alle situazioni di sovraffollamento, come è stata la giornata di ieri, in cui magari abbiamo dovuto spendere anche qualche parola in più, un po' di tempo, per spiegare che l'ospedale si trovava in una situazione in cui 100 accessi solo per la parte chirurgica mettevano praticamente in discussione i normali tempi di attesa delle risposte.